Ci troviamo ad Altare, in Val Bormida, il paese dei vetrai, come spesso viene definito, da oltre 800 anni. Qui si realizza il vetro e per questo motivo ad Altare torna l'Altare Glass Fest, un appuntamento importantissimo e particolarmente ricco. Siamo con Carlo Saggini, presidente del Museo dell'Arte Vetraria Altarese, che saluto e al quale chiedo che cos'è l'Altare Glass Fest, che si sta svolgendo proprio in questo periodo, in questi giorni. Sì, questa è la terza edizione praticamente di questa manifestazione. E in cosa consiste? Consiste nel fatto che noi invitiamo maestri vetrai provenienti da altre parti d'Europa e d'Italia a realizzare oggetti e a mostrare la loro arte. Davide Berruti, sindaco di Altare, un evento come l'Altare Glass Fest, che cosa significa per una città come Altare, che vive del vetro, insomma, da tanto tempo? Sì, per Altare, l'Altare Glass Fest significa fare un passettino in avanti in più per essere ancora capitale, non solo locale, del vetro artistico. Ovviamente si aprono i nostri confini e si invitano qui nel nostro piccolo paese vetrai provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero, e si valorizzano ovviamente quelli che sono i nostri artisti locali in un bel dialogo appunto artistico.